Buon pomeriggio a tutte e tutti, benvenuti al webinar intitolato Differenze di genere nelle malattie respiratorie croniche. Il webinar ECM accreditato rientra nell'ambito del nostro congresso nazionale, siamo giunti all'ottava edizione, nell'ambito della quale coniugheremo, diciamo, al nostro tema principe che da sempre ci connota, quello della medicina di genere, due temi che sono certamente due sfide attuali importanti, quella della personalizzazione delle terapie e dell'intelligenza artificiale, e capiremo insieme come questi aspetti si possono coniugare tra nuove opportunità, sfide e criticità. Proprio stamattina abbiamo avviato questo evento che per noi è davvero significativo e importante con una conferenza stampa e poi domani mattina partiremo con le due giornate di lavori congressuali. Ci tengo a ringraziare in particolare Corian che in modo incondizionato ha reso possibile l'organizzazione di questo webinar. Un webinar che abbiamo voluto dedicare a una tematica di grande impatto, quella della cronicità respiratoria. Stiamo parlando di patologie che ad oggi, e poi lo vedremo meglio, rappresentano nei paesi industrializzati la quarta causa di morte. Malattie che soprattutto negli stadi più avanzati si associano a un grande carico di disabilità, ma che ancora oggi sono fortemente sottovalutate, sottodiagnosticate e di conseguenza anche sottotrattate, ancora più nel segmento della popolazione femminile. Cercheremo di capire insieme perché. Presento con piacere gli ospiti che sono qui con me il dottor Luca Munari, direttore medico di Corian Italia, benvenuto. E Grazie. ci relazionerà la professoressa Anna Maria Moretti, che ricordo presidente della Società Internazionale di Medicina di Genere e presidente del gruppo italiano Salute Genere. E mi fa piacere anche ricordare che la professoressa fa parte del nostro board Bollino Rosa e proprio con lei, grazie a lei, qualche anno fa abbiamo proprio introdotto quest'area specialistica all'interno del nostro questionario di valutazione degli ospedali con il Bollino Rosa, proprio a sottolineare quanto sia fondamentale e importante un approccio sesso e genere specifico anche in questo ambito terapeutico. Allora, prima di dare la parola alla professoressa Moretti, lascio la parola al dottor Munari per un saluto introduttivo. Grazie, è davvero un piacere perché questo è un tema, come giustamente diceva Nicoletta, importantissimo e attuale per la nostra salute e è destinato a crescere comunque. E sicuramente è molto importante la sensibilità che, di Fondazione Onda, che è ovviamente il punto di riferimento come Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e Malattie di Genere, e comunque questo è assolutamente centrato, perché nel promuovere una cultura della salute secondo quelli che devono essere i principi di equità e pari opportunità, è importante conoscere di che cosa stiamo parlando. E in particolare, appunto, come si è detto, le malattie respiratorie croniche sono un problema molto importante oggi, ma destinato a crescere nel tempo, negli anni futuri. Sono già oggi la quarta causa di morte, però sappiamo appunto che questo vale soprattutto per le donne. E appunto, come ci dirà la professoressa Moretti, in questi ultimi anni l'impatto di queste malattie si è sentito soprattutto sul genere femminile più velocemente che negli uomini. E tra l'altro, la cosa molto importante è anche la sensibilità maggiore, no, che sembra esserci nelle donne rispetto agli effetti negativi dell'inquinamento, del fumo e tutti quelli che sono le variabili ambientali, che in qualche modo testimoniano come nella medicina di genere non sono importanti soltanto le differenze biologiche, ma anche quelle che riguardano i comportamenti, i fattori ambientali, i fattori sociali, che possono sicuramente condizionare quello che poi è l'impatto finale sulla nostra salute dei fattori di rischio, nonché anche le probabilità di accesso alle cure, le chance di accesso alle cure e comunque l'esperienza complessiva dei pazienti, che non sempre nei generi è facile accompagnare come dovrebbe essere dovuto. Quindi capire queste differenze, studiare bene questo argomento insieme, secondo questa prospettiva, è fondamentale per garantire poi diagnosi più precise, trattamenti più efficaci e soprattutto poi, appunto, finale, una maggiore equità nel sistema sanitario. Questo è molto importante per noi come azienda perché, come noi offriamo servizi sanitari e sociosanitari ogni anno a più di 550.000 persone in Italia e il nostro impegno va oltre il trattamento delle malattie semplicemente, ma
siccome siamo anche una società benefit, il valore del nostro lavoro si misura anche e soprattutto in termini di impatto sociale. E quindi l'inclusività e il benessere per noi sono dei pilastri del nostro lavoro e questo vale per gli utenti, ma vale anche per gli operatori. Siamo consapevoli infatti che ogni paziente è unico e il fatto che questa unicità debba essere riconosciuta richiede però un approccio adeguato, un approccio che sia personalizzato, che sia sensibile non soltanto a quelle che sono le condizioni cliniche che nello studiare le malattie, nella conoscenza delle malattie sono sempre prese in considerazione, ma anche il contesto socioculturale e di genere in cui si vive. Questo chiaramente vale appunto per i pazienti, vale anche per il nostro personale. Infatti, nella nostra azienda siamo molto attivi a promuovere un ambiente di lavoro dove siano centrali il rispetto e l'inclusione, proprio per trasmettere anche un approccio, se possibile, positivo all'esperienza di rapporto e di relazione con i servizi sanitari. Noi lo chiamiamo positive care e fondamentalmente lo possiamo condensare come prendersi cura di chi si prende cura. E quindi far sentire e vivere anzitutto al nostro interno quello che noi vogliamo trasmettere nel nostro lavoro poi agli utenti, cercando, se possibile, di innescare un circolo virtuoso che poi porti beneficio a tutta la comunità attraverso la soddisfazione delle persone che entrano in relazione con noi. Per cui anche questo momento si inserisce in questo contesto ovviamente di attenzione e cura globale per la persona, oltre semplicemente quello che è l'esperienza di malattia. E quindi vorremmo appunto offrire una piattaforma che faccia capire meglio qual è il ruolo che il genere gioca nelle malattie respiratorie croniche e riflettere anche come possiamo migliorare l'accesso alle cure mirate e più personalizzate per tutti. Quindi sono davvero felice che ci sia una partecipazione numerosa e che ci sia qui un ospite come la professoressa Moretti, nella sua duplice veste di professionista e anche di presidente della Società di Medicina di Genere, per cui siamo veramente in ascolto e penso che sarà davvero un momento molto importante per capire bene che cosa vuol dire portare avanti una sanità inclusiva che ponga al centro la persona e il suo valore in tutta la sua unicità. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie al dottor Munari, grazie Luca per il tuo intervento. Siamo in ottime mani con la professoressa Moretti, proprio per andare poi ad esplodere alcuni degli aspetti che nel tuo breve intervento hai già citato rispetto alle malattie respiratorie e che necessitano proprio una prospettiva, un approccio differente, genere sesso specifico, per quella personalizzazione degli interventi e delle cure che sottolineavi e evidenziavi tu. Quindi passo velocemente la parola alla professoressa Moretti, che so che condividerà le sue slide. Prego, professoressa. Grazie, grazie per questa presentazione. Desidero ringraziare la dottoressa Merzagora e la dottoressa Ortmann per questo cortese invito e il dottor Munari e Corian per aver organizzato e pensato a questo argomento nell'organizzazione di questa sessione. Come veniva detto, noi parleremo oggi di differenze di genere nelle malattie respiratorie croniche e perché oggi parlare di malattie respiratorie croniche, più o meno lo abbiamo sentito, è la quarta causa di morte, diventerà nel 2030 la terza causa di morte, ma anche e soprattutto perché queste malattie, le malattie respiratorie croniche, sono correlate ad un livello di disabilità molto elevate. Si pensa che dal nono posto, la disabilità dal nono posto passerà nella classifica della DALIS al quinto posto in tempo breve. Questi sono dati internazionali, però se vediamo i dati nazionali non si differenziano molto dagli internazionali. I dati nazionali che io presento sono derivati dal progetto PASSI e PASSI Argento, ma sono soprattutto dei dati che sono stati generati dall'Istituto Superiore di Sanità e in questi dati vediamo come in realtà l'impatto della patologia sia nella nostra popolazione al secondo posto dopo le malattie cardiovascolari. È molto importante aver chiaro questo problema e soprattutto il peso sulla società e sulla sanità che questa
ambito di patologia può esprimere. E vediamo, per esempio, da dati pregressi che la tendenza all'aumento non è soltanto prospettica, ma è anche retroattiva, nel senso che dal 2006 in poi abbiamo visto gradualmente un incremento della percentuale dei decessi per malattie respiratorie. E andando ad indagare in un documento completato nel gruppo GARD malattie respiratorie croniche, il dato che emerge è che l'impatto maggiore nell'ambito delle malattie respiratorie è legato soprattutto alle malattie respiratorie croniche e alle infezioni, tenendo conto che le infezioni molto spesso sono storia legata alle riacutizzazioni delle cronicità. E guardate che questo è uno studio del 2015, ma in questo studio è particolarmente importante perché di qua ci sono le prime segnalazioni istituzionali per l'Italia in merito alle differenze dell'impatto delle malattie respiratorie croniche nell'uomo e nella donna, non solo in termini di età, ma anche per differente patologia. Nel 2016 noi abbiamo in Italia il primo documento che sollecita l'attenzione alla medicina di genere. Questo documento, pubblicato su quaderni del Ministero della Salute, evidenzia come in realtà noi dobbiamo sì tener conto delle malattie croniche, qui riportate all'epoca per evidenze in ambito di differenze di genere, ma che questo doveva essere declinato in ottica di genere perché la medicina di genere entrava a far parte della politica sanitaria e della programmazione sanitaria e che quindi i determinanti di salute avrebbero orientato un trattamento per queste patologie totalmente differenti. In effetti, successivamente nel 2018 abbiamo avuto la pubblicazione della legge sulla medicina di genere e del conseguente programma attuativo. In questo programma, al di là delle generalità sulla medicina di genere, sono riportati gli ambiti prioritari per un approccio di genere. Vedete che già lì veniva sottolineata l'attenzione per le malattie respiratorie e per un altro dato riportato poco fa dal dottor Munari, che è quello del contesto ambientale in cui un paziente vive. Ma per parlare di differenze di genere è necessario senz'altro far riferimento non soltanto alle patologie, ma è doveroso riportare l'attenzione anche a delle differenze di sesso genere presenti a livello respiratorio, già a livello anatomico, già alla nascita o in periodo prenatale. Questo Professoressa. dato, pubblicato da diversi anni, dimostrava come uno studio sull'accrescimento dell'apparato respiratorio dimostrava delle differenze significative nell'uomo, nel bambino e poi nel ragazzo, tra uomo e donna, e che questa differenza era legata soprattutto alla struttura dell'apparato bronchiale e al numero degli alveoli che sviluppava ogni individuo. Tenete conto che questo dato è particolarmente importante perché qui veniva segnalato questa differenza, ma non dimostrata. La dimostrazione è stata molto successiva, grazie ad alcune analisi 3D che hanno proprio evidenziato questo dimorfismo sessuale in ottica di taglia, peso del polmone, ma anche in termini di funzionalità respiratoria. Quindi, in parole povere, noi abbiamo una traiettoria diversa di accrescimento del polmone ma anche di funzione del polmone in relazione all'età. Volevo precisare una cosa: vedrete ripetutamente riportato il logo delle linee guida. Ho fatto riferimento all'ultima pubblicazione delle linee guida perché quello che a me preme rappresentare oggi è le conoscenze che noi abbiamo in ambito respiratorio da quando e quando le linee guida si sono, come dire,
hanno fatto attenzione a questo nuovo dato della medicina di genere da dover necessariamente inserire in un contesto di valutazione di una cronicità così importante. Allora il diverso accrescimento dell'apparato respiratorio porta poi inevitabilmente a delle manifestazioni cliniche totalmente diverse, diverse per età. Infatti in età neonatale o infantile noi abbiamo prevalentemente delle malattie di tipo infiammatorio ed infettivo, bronchiolite, displasia polmonare, eccetera. Mentre in età adulta le malattie ad impatto sull'uomo e sulla donna cambiano. Passiamo in un'età giovanile in cui c'è una prevalenza di malattia asmatica per poi sviluppare delle cronicità quali la BPCO e la fibrosi polmonare in tempi successivi. Se posso, Questi da... professoressa, Sì. se posso solo inserirmi, mi veniva in mente parlando delle differenze in età pediatriche, e questo dà anche un po' il senso di come in questa traiettoria di sviluppo della medicina di genere ci sia davvero una progressiva contaminazione delle varie aree specialistiche. All'interno della Società Italiana di Pediatria è stato creato proprio un gruppo che è dedicato allo studio delle differenze di genere e che ha prodotto la prima guida delle differenze di genere in pediatria, dove ricordo c'è proprio anche tutta una parte della trattazione legata alle differenze, per quanto riguarda le malattie respiratorie in età pediatrica. Sicuramente sì, devo dire che la dottoressa Lagrutta ha sempre avuto un'attenzione particolare anche per questo tipo di argomento e dobbiamo tener conto anche di un'altra cosa, che attualmente, per esempio, a livello dell'Istituto Superiore di Sanità si sta sviluppando proprio un percorso legato non soltanto alle buone pratiche cliniche, ma anche alla formulazione di nuove linee guida su questo argomento, e questo però di questo poi ne parlerò dopo. Quindi noi attualmente siamo in questa situazione, abbiamo una serie di evidenze nell'ambito delle malattie respiratorie in generale di differenze tra uomo e donna, e vediamo come per esempio nell'asma bronchiale abbiamo una prevalenza di malattia in età pediatrica, soprattutto nel sesso maschile, a differenza di quello che avverrà poi con la maturazione del sistema, come dire, ormonale della ragazza, nella donna, perché poi in epoca successiva si ridurrà la prevalenza di malattia asmatica nell'uomo per aumentare nella donna. E devo dire che poi questo incremento rimarrà per tutte le fasi della vita, e soprattutto in epoca menopausale, postmenopausale, l'asma assumerà dei livelli di gravità particolarmente elevati. Ma un problema fondamentale, questo è segnalato in un lavoro più recente, è che guardare l'asma soltanto dal punto di vista funzionale ed ormonale, non rende giustizia alla malattia, perché sappiamo che lo sviluppo e soprattutto l'incidenza nei due sessi cambierà anche a seconda del contesto di vita del paziente e soprattutto del livello economico e culturale, che porta poi ad una capacità di gestione più o meno significativa nei due sessi. Abbiamo poi stesse dimostrazioni, per esempio, per il pneumotorace spontaneo. Questo l'ho voluto riportare per dire che noi, nel momento in cui parliamo di differenze di sesso, non parliamo solo di una difficoltà a carico della donna, ma ci sono delle patologie che incidono in maniera più significativa nell'uomo. Questa è una di queste, il pneumotorace nell'uomo, soprattutto nel ragazzo giovane, e ha un impatto molto maggiore rispetto alla donna. E stesse dimostrazioni noi possiamo averle in relazione, per esempio, alla polmonite, che ha delle caratteristiche di sesso e genere, soprattutto in quelle polmoniti acquisite in comunità, ma molto spesso trattate anche in terapia intensiva, perché manifestazioni di pazienti che hanno in corso una terapia ventilatoria. La patologia del sonno è una patologia squisitamente di genere. Nella patologia sonno correlata, nell'OSAS, noi abbiamo sicuramente un impatto maggiore nel sesso maschile, ma sappiamo anche che, disaggregando i dati per
altri indicatori, quali per esempio possono essere l'etnia, l'età, eccetera, io qui faccio riferimento all'etnia, vediamo come in realtà le manifestazioni cambiano sia in termini percentuali, sia in termini di livello di gravità a seconda della popolazione interessata dalla patologia. Un dato altrettanto importante riguarda i tumori del polmone. Nei tumori del polmone noi abbiamo delle caratteristiche totalmente differenti nell'uomo e nella donna. Nella donna solitamente abbiamo una neoplasia con un istotipo chiamato adenocarcinoma, a differenza di quello che avviene nell'uomo, che solitamente esprime una patologia di tipo squamoso. E anche la risposta alle terapie in questo tipo di patologia sono totalmente differenti. Faccio riferimento soprattutto ai nuovi farmaci, i farmaci immunologici, eccetera, che hanno una possibilità di risposta alla terapia, ma soprattutto anche di incidenza di effetti collaterali totalmente differente. La BPCO, cos'è la BPCO? La BPCO è una malattia sicuramente eterogenea ed è caratterizzata da una sintomatologia clinica particolare, caratterizzata da tosse, dispnea, espettorazione, ma un dato importante da rilevare è che in corso di BPCO noi abbiamo frequenti episodi di riacutizzazione. Proprio il numero degli episodi anno che è uno degli indicatori di livello di gravità della malattia stessa. Guardate che proprio nel dato, nel libro, nelle linee guida pubblicate nel 2024, noi iniziamo ad avere le prime attenzioni, se così possiamo dire, ad una valutazione del genere. Infatti, nella valutazione della prevalenza, oltre a ritrovare i dati di prevalenza, noi vediamo che finalmente compaiono alcune segnalazioni. Ci viene detto che questa malattia è più alta nei soggetti fumatori o ex fumatori, ma ci viene detto soprattutto che impatta prevalentemente sul sesso maschile rispetto al sesso femminile. E però ci viene segnalato anche come questi sono i dati globali, ma se noi consideriamo i dati di prevalenza intesi in termini come dire, di evoluzione nel tempo, ci accorgiamo che sicuramente la prevalenza aumenta con l'età, ma che attualmente la prevalenza nei dati annuali globali sta aumentando nel sesso femminile, mentre sta decrescendo nel sesso maschile, pur rimanendo il dato globale maggiore nel sesso maschile, e soprattutto esprime dei dati differenti a seconda del paese che noi consideriamo. I primi dati di differenze di genere in termini di BPCO risalgono a diversi decenni fa e mi fa piacere riportare questi due lavori perché guardate che se ora nel 2024 finalmente nelle linee guida noi attenzioniamo questo problema, in realtà Gian Soriano ci aveva già detto nel 2000 che la prevalenza di BPCO nel sesso maschile era in netto incremento, il 69% rispetto al 25% del sesso nel sesso femminile, scusate, nel 69% confronto al 25% del sesso maschile. Ed un altro dato, un altro lavoro che è stato una pietra miliare nell'ambito della pneumologia, la cosiddetta torch experience, ci dimostrava che in tutto il mondo la prevalenza e la mortalità nel sesso maschile si erano più che raddoppiati rispetto al sesso maschile. Scusate, nel sesso femminile erano più che raddoppiati rispetto al sesso maschile. E aumentava questo dato, aumentava molto più velocemente nel sesso femminile. Nel momento in cui consideriamo i fattori di rischio, noi vediamo che tra i fattori di rischio per broncopneumopatia cronica dobbiamo considerare sicuramente il fumo di sigaretta, i fattori occupazionali, ma un dato importante da dover caratterizzare è il fatto che parlare di fattori di rischio nella BPCO non significa parlare solo di fattori esterni, ma significa parlare di una associazione
di un risultato di un'associazione fra quello che è l'impatto biologico di un individuo e quello che è l'impatto ambientale sull'individuo. E quindi, al di là dei fattori ambientali ed esterni, noi dobbiamo far conto anche che ci sono dei fattori di rischio genetici che concorrono a determinare o ad aggravare la malattia. E quindi tra i fattori di rischio, come dicevo, quelli occupazionali ed il fumo, ma dobbiamo tener conto anche che ci sono dei fattori sociali che predispongono o meno l'approccio alle cure da parte del paziente, le condizioni socio-economiche. Noi sappiamo che la malattia cronica respiratoria è tanto più presente in una popolazione quanto maggiore è il livello socio-economico. E l'aspettativa di vita anche è uno dei fattori di rischio per questa malattia. Guardate questo lavoro che riprende questo concetto che finora abbiamo detto, è un lavoro pubblicato sull'Lancet nel 2020 che ci dice, ci sollecita un'attenzione particolare all'attenzione delle due caratteristiche che definiscono la medicina di genere, l'approccio biologico e l'approccio contestuale. Ci dice questo lavoro che il risultato, la malattia che si esprime in un individuo è caratterizzato da un lato dal fattore biologico che è responsabile di quelle che sono le manifestazioni cliniche e la risposta al trattamento nel soggetto, ma è condizionato dai cosiddetti fattori effetti epigenetici che sono legati poi ad un costrutto di genere, vale a dire gli stili di vita, vale a dire la disposizione all'esercizio fisico, lo stress, la costituzione, le abitudini alimentari, il fumo, eccetera. Allora, nel momento in cui noi caratterizziamo e pensiamo ad una malattia, soprattutto le cronicità, dobbiamo non soltanto respiratorie, noi dobbiamo tener conto che il modello che dobbiamo avere per riferimento è questo di concorrenza fra fattori biologici e fattori ambientali. Che il fumo sia un elemento di rischio per le malattie respiratorie croniche lo sappiamo già da molto tempo, però questo è stato un lavoro molto importante nell'evidenziare come la mortalità per malattie respiratorie nell'uomo e nella donna fino ad una certa epoca è stata totalmente differente. Per epoca intendo fino al 1965 più o meno, è stato totalmente differente, molto bassa nelle donne, di un certo impatto negli uomini. Poi ad un certo punto cambia e la curva di mortalità nell'uomo e nella donna si sovrappone. Come mai? Perché? Perché un evento sociale come è stato quello della, come dire, delle. Reazioni femminili ad un percorso storico avevano proprio portato ad assumere da parte della donna alcune abitudini come il fumo e quindi a far proprie anche delle caratteristiche di malattia rispetto agli uomini. E non soltanto essere affette dalle stesse malattie che colpivano gli uomini abituati a fumare, ma con un livello con una percentuale di prevalenza sempre in rapido accrescimento rispetto all'uomo e soprattutto con una associata riduzione della funzione respiratoria molto più severa rispetto all'uomo. Però se noi oggi parliamo di fumo non possiamo parlare solo di questo. Infatti le disparità legate al fumo sono non soltanto in termini di prevalenza di malattia nei soggetti fumatori o di abitudine tabagica tra gli uomini e le donne. Noi sappiamo oggi che ci sono molti fattori condizionanti l'abitudine tabagica e tra questi ne riporto alcune. Per esempio, la malattia psichiatrica nei soggetti con malattia psichiatrica è molto più frequente l'abitudine tabagica rispetto a soggetti che non sono affetti da questa malattia. E quando parliamo di malattia psichiatrica, parliamo anche di alcuni livelli di malattia psichiatrica, per cui quanto più impatta in termini diciamo di malattia la patologia che consideriamo,
tanto più aumenta l'abitudine, la percentuale dei soggetti fumatori. Un altro ambito di attenzione e di ricerca è quello del sesso non binario, quindi gay, lesbiche, transgender, eterosessuali sono delle popolazioni che sicuramente hanno un'abitudine tabagica più rilevante rispetto alla popolazione, non caratterizzate da questi aspetti. Un altro dato importante però rispetto al fumo è che molti pazienti con BPCO non hanno mai fumato, sono circa il 15%. Di questo 15%, circa l'80% è costituito dal sesso femminile. E il problema è quindi cos'altro incide a livello del determinismo di una malattia oltre il fumo. Ci siamo già detti che è fortemente importante l'ambiente, l'esposizione ambientale, e per esposizione ambientale intendiamo esterno da un lato, ma sicuramente anche occupazionale, e poi alcune anche caratteristiche di tipo socio-economico. E vediamo infatti che, per esempio, i soggetti fumatori, l'abitudine tabagica è strettamente correlata allo stato maritale, e questo è stato dimostrato in molti studi. L'ambiente quindi è un forte determinante di salute e in questo caso di malattia. Questo studio dimostra che in realtà l'ambiente ha un impatto sulla salute direttamente proporzionale all'età del paziente, quindi aumenta con l'aumentare dell'età. Ma ha dimostrato anche che ci sono tre apparati sostanzialmente esposti all'azione diretta dell'ambiente, e che sono la pelle, l'intestino e l'apparato respiratorio. Queste esposizioni impattano significativamente con le manifestazioni cliniche, e quindi con manifestazioni cliniche e con un livello di patologia tanto più elevato quanto più l'ambiente è compromesso. E infatti un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice anche che tutte queste manifestazioni sono anche correlate al grado di svantaggio di una popolazione, in quanto le popolazioni socialmente svantaggiate sono quelle più esposte ai rischi ambientali e quindi con conseguenti dissequità di salute. In effetti, tutto questo è stato dimostrato anche da questo studio recente, che ha visto come il fumo di sigaretta attualmente in termini globali impatta soprattutto nel sesso maschile rispetto al femminile, ma che nel momento in cui questi dati vengono disaggregati secondo altri indicatori, quali per esempio il territorio, la regione geografica di vita del paziente, le condizioni socio-economiche e il livello culturale, i dati, pur rimanendo prevalenti nel sesso maschile, hanno una differente espressione a seconda degli indicatori che noi andiamo a considerare. Questo si verifica sia negli uomini che nelle donne. La sintomatologia è una sintomatologia caratterizzata da tosse con espettorazione cronica, affanno, fatica muscolare, e molti dei sintomi sono correlati anche ad una serie di patologie che sono associate alla patologia di base, le cosiddette comorbidità. E un altro dato importante è quello, come abbiamo detto, da considerare quello dell'esacerbazione. Le manifestazioni cliniche si differenziano, però noi sappiamo dalla letteratura che sono diversi nell'uomo e nella donna. Sono differenti in termini di peso, perché per lo stesso grado di ostruzione bronchiale, le donne fumano meno che gli uomini, hanno più basse comorbidità rispetto agli uomini, ma hanno maggiore numeri di esacerbazioni e maggiore dispnea, e hanno un livello di qualità di vita molto peggiore rispetto agli uomini. Anche il numero di ospedalizzazioni è diverso, con un profilo di comorbidità totalmente differente. E le comorbidità, come vediamo da questo documento, sono differenti, in quanto le donne hanno più osteoporosi, più
ansia e depressione e nello stesso tempo più ricorso alle ospedalizzazioni per riacutizzazioni rispetto all'uomo. Quindi nel momento in cui però noi parliamo di comorbilità, dobbiamo realizzare che il dato della valutazione non è soltanto un'associazione tra BPCO da un lato e tipologia di comorbilità dall'altro, ma si traduce in una traiettoria individuale che caratterizza il peso della malattia, perché a seconda del numero e a seconda del peso delle comorbilità, noi avremo sicuramente un livello globale di valutazione del paziente totalmente differente. Anche la mortalità è molto elevata ed è molto più elevata nel sesso maschile rispetto al femminile, anche se i dati di mortalità attuali aumentano con l'età, ma sicuramente sono sottodiagnosticati perché c'è una sottodiagnosi di malattia nella popolazione. Tra l'altro, il dato della mortalità è correlato fortemente al livello di reddito dei vari paesi. Infatti, noi vediamo che se un paese a basso reddito è gravato prevalentemente da una mortalità di tipo infettivo, diarrea, tubercolosi, AIDS, malaria, diversamente a quello che succede nei paesi ad alto reddito, dove prevalgono le malattie respiratorie, mortalità prevale per malattie respiratorie croniche, per eventi acuti cardiovascolari, per tumori e per malattie croniche generali, quali diabete e malattie renali. L'uso dei farmaci varia per età e sesso. Questo ci viene detto anche dal report annuale dell'AIFA, e questo è l'ultimo pubblicato, che dimostra appunto come le donne usano più farmaci rispetto agli uomini, ma ci dice anche che questo dato deve essere necessariamente rivalutato in termini di età e soprattutto anche in termini di tipologia di farmaci da utilizzare, perché per esempio sia i beta-adrenergici, soprattutto se associati agli antimuscarinici, hanno un effetto molto più significativo nelle donne rispetto agli uomini. E questo perché? Perché ci sono delle differenze anatomopatologiche nella BPCO a carico della donna e dell'uomo. La donna, l'uomo che ha una manifestazione cronica BPCO esprime una caratteristica anatomopatologica di tipo enfisematoso, mentre nelle donne è più facile ritrovare una ostruzione a carico delle vie aeree. Questo ovviamente esprime una diversa risposta ai farmaci da un lato. Un altro punto fondamentale è che su questa caratteristica agiscono direttamente gli ormoni sessuali. Infatti, noi vediamo che in donne affette da tumore della mammella, se viene introdotta una terapia con bloccanti dei recettori ormonali tipo il tamoxifene, con il tempo la manifestazione respiratoria della donna evolve in una manifestazione simil maschile. Il peso economico di questa malattia è molto elevato e noi abbiamo anche le donne sopportano un peso maggiore. Noi dobbiamo far conto quindi che questa malattia deve essere caratterizzata e valutata anche in termini economici e soprattutto un nuovo indicatore che è quello della depauperazione, quindi della povertà, deve essere considerato per valutare anche la risposta, e l'adesione alle terapie. E in questo periodo sentiamo moltissimo che molti pazienti con malattie respiratorie croniche come dire, rinunciano alle terapie anche per dei costi di gestione che non possono sostenere. Quindi la necessità nella BPCO è di sviluppare attraverso questi studi una medicina di precisione sulle cronicità respiratorie, definendo proprio delle eterogeneità di BPCO, perché queste ci daranno la possibilità di valutare quali terapie e soprattutto quali approcci dobbiamo utilizzare, diciamo un PDTA che sarà relativo alle condizioni reali del paziente. Come potremo fare tutto questo? Per questo dobbiamo basarci su determinate tecnologie. Questo è un lavoro recente che ci dice come, per esempio, il peso del sesso e del genere ha una forte
importanza nell'ambito della BPCO, ma che possiamo essere corroborati in questa definizione dalle tecnologie digitali. Se voi vedete, questa attenzione alle tecnologie digitali sta aumentando molto nell'ambito della gestione delle cronicità, sia perché aumentano i lavori in termini di pubblicazione, perché tutti i paesi sono, gran parte dei paesi ne sono interessati, ma direi che in tutti gli ambiti dove ci sono espresse delle malattie croniche c'è interesse a questo tipo di rapporto. E in questo stesso lavoro noi vediamo come per esempio si stiano sviluppando due tipi di network, uno legato alle keyword, per cui si definiscono proprio dei livelli di ricerca che debbano essere sempre più, come dire, interattivi nei vari paesi, e poi si stabilisce anche una mappa proprio delle istituzioni che sono interessate all'argomento. Nonostante tutto questo, abbiamo visto che l'attenzione alle linee guida, nelle linee guida è o recentissimo oppure non esiste. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei, professoressa, per la sua relazione estremamente chiara, anche molto ben documentata. Mi hanno molto colpito i dati che ha proiettato di un significativo aumento in termini di prevalenza e mortalità per le donne. Quindi la mia domanda è: ma come mai ad oggi sono ancora così sottovalutate nella popolazione femminile? È una questione anche, diciamo, culturale. Mi sembra che ci sia da lavorare nell'ambito di linee guida. A livello scientifico, a livello diciamo di operatori, ma anche a livello di popolazione, credo che siano un C'è po'. molto da lavorare anche in termini di formazione, perché per il personale medico e sanitario, l'attenzione alla possibilità che una donna abbia una cronicità respiratoria è molto inferiore rispetto al fatto che ce l'abbia un uomo. Nella cultura corrente, la malattia respiratoria cronica è molto spesso associata al sesso maschile. Un altro problema, per esempio, per alcune cronicità, come per esempio le bronchiettasie, c'è invece un'attenzione al contrario, che debbano essere una manifestazione prevalentemente femminile e poco maschile. Allora, il dato credo oggi sia quello di rivedere, secondo degli indicatori differenti rispetto al passato, questo tipo di patologie, perché soltanto così avremo un'appropriatezza non solo diagnostica, ma anche conseguenzialmente terapeutica. Grazie, carissimo professoressa. Non vedo domande dal pubblico e invito a farle, che abbiamo ancora pochi, ma qualche minuto ce l'abbiamo. Chiedo al dottor Monari se voleva intervenire, se avesse una domanda da fare. Sì, allora, intanto veramente grazie perché è chiarissimo. C'è un tema che è anche quello legato alla ricerca clinica, perché per esempio appunto noi sappiamo che ci sono appunto delle differenze nella risposta ai farmaci, no? Delle differenze di sesso e genere, e però sappiamo che il modo con cui sono organizzati i clinical trial non è adatto idoneo a rilevare queste differenze in modo tale poi da guidare, sempre nel discorso della personalizzazione delle cure, da guidare poi anche l'approccio terapeutico dei clinici in modo corretto e coerente rispetto a quella che potrebbe essere la potenziale risposta differenziale della persona. Sì, il problema della ricerca è un problema sostanziale. Noi sappiamo che nella nostra legge sulla medicina di genere ci sono quattro punti che vengono sollecitati, e sono quelli della costruzione dei percorsi diagnostico-terapeutici, un altro punto fondamentale che dovrebbe avere delle caratteristiche di genere, l'altro è quello della ricerca che appunto stava sollecitando, la formazione e la comunicazione. Questo della ricerca ha alle spalle delle sollecitazioni internazionali che vorrebbero in un certo senso proprio da un lato stimolare, ma forse negli ultimi tempi anche obbligare chiunque formula dei progetti di ricerca ad inserire l'indicatore di sesso genere. Il punto importante è che l'inserimento di questi indicatori ha dei costi molto elevati, perché per esempio nella donna noi abbiamo la necessità di dover inserire categorie di donne
che sono in diverse fasi, non soltanto ormonale, ma pensiamo per esempio alla gravidanza. Noi attualmente con i farmaci è difficile che si possa avere una, anche sul bugiardino, una attenzione particolare nel dire questo si può usare in gravidanza. Per la gravidanza ci si tiene sempre un po' così, si lascia alla responsabilità del medico l'utilizzo del farmaco perché abbiamo scarsissime evidenze scientifiche, in quanto la donna in gravidanza non è stata, è stata molto poco considerata nelle prospettive cliniche, nelle prospettive di ricerca. Credo che su questo bisogna molto lavorare, bisognerebbe anche avere un'attenzione particolare. E guardi che questo non avviene solo nell'uomo-donna, avviene anche nella ricerca di laboratorio e nelle cavie di laboratorio, dove vengono utilizzate delle cavie prevalentemente maschili proprio perché costano di meno e hanno una sopravvivenza maggiore rispetto a quelle femminili. Tra l'altro, questo è uno degli aspetti, professoressa, che erano contemplati da uno dei documenti prodotti dall'Osservatorio per la medicina di genere, gli Esattamente. indicatori. Ecco, visto che citava il piano per l'applicazione e la diffusione della medicina di genere, una domanda più in veste di presidente di una società internazionale e nazionale di medicina di genere. Rispetto agli altri punti, abbiamo parlato della ricerca, ma rispetto alle altre tre traiettorie di intervento del piano, a che punto siamo in Italia? Perché in primavera è stata anche presentata un recente disegno di legge per potenziare la medicina di genere all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Sì, dunque il lavoro del piano è un lavoro svolto in 3 anni sostanzialmente, adesso ci auspichiamo che riprenda adesso dopo, diciamo, in questo periodo, e proprio per riprendere le attività lasciate in sospeso. Le attività del piano hanno riguardato i 4 punti della legge con la formulazione di alcuni tavoli di lavoro e a questi sono stati associati altri 2 tavoli di lavoro, uno sulle disequità e sulle differenze legate ai fattori economico-sociali e l'altro sulla farmacologia di genere. Noi abbiamo, per quanto attiene il punto dei percorsi diagnostico-terapeutici, sono stati prodotti due documenti, uno sull'infarto acuto del miocardio e l'altro sullo scompenso cardiaco, proprio in un'ottica di genere, per sollecitare, per fungere, diciamo, da modello a nuovi progetti da dover poi declinare in futuro. Per quanto riguarda la ricerca, c'è stato un coinvolgimento molto forte da parte dell'Istituto Superiore di Sanità alle società scientifiche perché aderiscano a questi tipi di percorso. La formazione è stata, abbiamo 2 documenti sulla formazione, uno del MIUR che riguarda la formazione universitaria e specialistica, l'altro è il documento invece dell'Istituto Superiore che riguarda la formazione dei professionisti e questi sono abbastanza caratterizzati, direi che ci sono pochi punti ancora da chiarire. Un punto invece che in questa casa così autorevole come Onda vorrei sottolineare è quello della comunicazione. Il punto della comunicazione, a mio parere, è estremamente importante perché far conoscere le problematiche non solo ai professionisti, ma anche ai professionisti dell'informazione, anche ad altre branche che, diciamo, non sono apparentemente interessate. Per esempio, gli ordini degli ingegneri, degli architetti, la strutturazione dell'ambiente in cui il soggetto vive, come per esempio anche le facoltà di economia, per valutare qual è il ritorno, la sostenibilità di quello che stiamo dicendo, perché se non chiariamo questo, probabilmente stiamo facendo un lavoro soltanto teorico. A noi serve capire qual è la positività ed il ritorno sia in termini economici che in termini di salute dall'applicazione di questo concetto. Grazie, grazie mille professoressa. Io direi che arriviamo a chiudere con qualche minuto di ritardo, ma dobbiamo anche essere puntuali perché tra poco inizierà il secondo webinar che comunque è collegato al tema di oggi perché su un annoso problema, quello di riuscire a smettere di fumare, quindi un tema che è estremamente ancora oggi sfidante e attuale. Io ricordo domani mattina alle 8:45 l'avvio dei lavori congressuali della prima giornata.
Continueremo a parlare di malattie respiratorie, di medicina di genere. Avremo con noi ancora la professoressa Moretti. E per chi non ha potuto seguire il webinar oggi, sarà da questa sera fruibile sulla piattaforma del congresso e poi dopo la fine del congresso verrà caricato sul canale YouTube di Onda. Ringrazio ancora moltissimo la professoressa Moretti, il dottor Munari, direttore medico di Corian. Grazie per essere stati con noi e buon lavoro, buon pomeriggio. Grazie a voi per Grazie. l'invito. Grazie, Grazie. grazie.